amici della Zoccolatura, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vi faccio subito l'analisi, già dalla sera così la mattina ce l'avete già bella calda, 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 appena vi svegliate come i cornetti. Un grande Milan ragazzi, un grande Milan, andiamo a vincere anche a Bergamo, è una squadra che non si ferma, è una squadra che gioca a calcio, è stata una bella partita, l'Atalanta ha giocato bene secondo me, primo tempo anche meglio di noi, nonostante fossimo 2-0 per noi, secondo me l'Atalanta primo tempo ha giocato meglio di noi, però noi abbiamo una difesa ermetica, cosa che loro non hanno, cioè un Tomori, un Super Simon e un clean sheet maniac. Come mi sta gasando clean sheet maniac, ci ho messo un po', ci ho messo un po', perché comunque c'erano sempre i ricordi lì del Tutankhamon che porta sfidato. Ha giocato, ha perso 2-0 con Reds. Già non gioca mai. Una volta che gioca, perde, lo ammoniscono pure, porta pure sfiga, sempre detto. Il Tutankhamon. Mercoledì lo aspettiamo a San Siro, mi hanno detto. Comunque, tolto questa, ci ho messo un po' per Maignan. L'ho sempre comunque difeso, l'ho sempre comunque elogiato, eccetera. Ma adesso proprio mi gasa. Cioè, ci sono certi momenti della partita che mi gasa Magic Mike. Clean sheet Maignan mi gasa. A parte che per segnargli è veramente difficile. Abbiamo preso due gol, che dopo ne parliamo nell'analisi. Uno che non era rigore, perché tocca prima la gamba. Poi magari ho visto male il replay io, però a me mi sembra che tocca prima la gamba. Se non tocca la gamba è rigore, ma se tocca la gamba non è rigore. E secondo è uno sgambetto, cioè è uno sgambetto, non c'è nient'altro da aggiungere. Sapete cos'è? Perché ho sentito uno che mi diceva inciampa, no? Inciampa è quando cadi da solo. Quando ti fanno lo sgambetto è uno sgambetto, non c'è nemmeno bisogno che il VAR chieda il consenso all'arbitro, perché l'intervento lo valuta, no, l'intervento valuta niente, è uno sgambetto. Lo sgambetto non devi valutare niente, lo sgambetto è certezza, come il fuorigioco. Lo sgambetto è sgambetto, quindi è fallo e basta. Però è andata così, amen. No, non spero che non cambierà nulla per fine anno. Dovremmo perdere 2-0 a San Siro con l'Atalanta e poi arrivare a pari punti con l'Atalanta. Ecco, spero che entrambe le cose non succedano. Alla fine abbiamo vinto, quindi anche se errori non ci interessano, l'importante è che abbiamo vinto, andiamo avanti. Parliamo della partita, prendiamo subito i voti? Andiamo subito i voti, così pam 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 pam, oggi sono più rapido. Ragazzi, oggi i voti mi viene molto difficile, ve lo dico già. Mi viene molto difficile andare sotto il 7 per tutti. Ma lo dico già, perché poi sembra... però ci hanno giocato tutti bene, ragazzi. Tutti bene, tutti bene. Non riesco a trovare qualcuno che ha fatto male oggi. E sapete che io sono uno critico. E sono uno molto critico. Partiamo. Magic Mike Maignan, detto clean sheet. 7. Non voglio esagerare, gli do 7. Una sicurezza totale. Inizia a gasarmi. Inizia veramente a gasarmi. Interventi decisivi. Ha fatto soprattutto nel primo tempo, nel momento in cui serviva, degli interventi veramente importanti, e poi è sempre concentrato, sempre sul pezzo, richiama tutti. Questo io lo ripeto ogni volta, no? Come se fosse una roba... no, questo è fondamentale, ragazzi. Cioè il fatto che lui sia sempre lì a mettere a posto, a chiamare, a tenere i compagni carichi. Anche, vi faccio capire, dopo il rigore... il fatto che lui prende la palla e non gliela dà a Zapata, quello è segno proprio di personalità e di intelligenza, perché in quel momento loro sono carichi che vogliono recuperare, tu rallenti, perché gli prendi la palla, no? Non te la faccio pure, dai, mia la palla, non te la do, Zapata, vuoi la palla? Non mi interessa, vai, non te la do, perché in quel momento serve. In quel momento serviva, perché loro erano carichi, volevano fare l'ultimo assalto, e tu invece... hai abbassato il livello del ritmo, hai fatto sistemare i ragazzi, hai perso quel secondo in più. Questo è un esempio, no? Per farti capire che quello nella testa è una macchina. Nella testa è fortissimo. E quando un portiere è fortissimo nella testa, è tanta roba. Poi è fortissimo anche a parare, e quindi doppiamente. Sono veramente gasato oggi da clean sheet Maignan. Vi dico la verità, prima mi gasava solo Tomori e Super Simon, vabbè, da sempre. Adesso mi inizia a gasare anche Magic Mike. Mi gasa, cosa vi devo dire? Se uno ti gasa, ti gasa.
Calabria ha avuto 7, così vuoi dire Calabria? Dopo 30 secondi è andato in gol, ha fatto muretto col portiere. Cosa ha fatto Musso? Cioè, non capisco ancora adesso che ci penso, non ho capito cosa ha fatto Musso. Cioè, io sono Musso, no? Questo tira. Cosa vuol dire me? Cioè, cosa sta giocando? A ping pong? Che ha messo la racchetta? Ha messo la racchetta per far rimbalzare la palla? Cosa ha fatto? Perché? No, meno male, sono contento. Però comunque, oltre il gol, grande partita di Davidino Calabria. Non si fa mai superare, ragazzi. Dietro a livello difensivo, ermetico. Poi quando sale, sa come muoversi. Si sovrappone nel modo giusto. Ha fatto quell'azione bella, sta facendo doppietta. Guarda che ha fatto un miracolo, perché Calabria quando tira, non tira a caso. Di sinistro ha tirato una bella Sabongia che gliel'ha deviata, se no faceva doppietta. Doppietta del capitano Calabria. Pensavo oggi proprio a sta storia del capitano, no? Che secondo me è anche il rinnovo di Calabria, che tanti hanno osannato, no? Cioè se io fossi Calabria e mi offrono un rinnovo comunque importante, non ho altre offerte, perché gli ha fatto offerte a Calabria. Solo quelli intelligenti come noi possono fare le offerte. Sai di essere il capitano di un Milan forte, perché questo è un Milan forte, e tu sei capitano oggi da giovane, e al Milan la fascia non gliela tolgo. Cioè, se lui rinnova e rimane, lui potrebbe essere il capitano del Milan per i prossimi 10 anni, 15 anni. Quindi è normale che tutte queste cose nel calciatore pesano al rinnovo, anche se mi offrono un po' di meno, io rinnovo lo stesso. Un che sì è diverso, perché ha altre proposte e ha altri progetti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, bene Calabria, inizio a intravedere il futuro capitano per i prossimi 10 anni, vediamo quello che succederà anche col Bischero. Sto a distanza Romagnoli, che oggi adesso vi dico. L'ho detto ieri in live, tanto per chi non l'ha visto, andatevi a vedere la live post partita. Iscrivetevi al canale, mettete il like, quello vabbè, lo sapete. Ma andiamo avanti, Super Simon, voto 7. Così vuoi dare Super Simon? Così vuoi dare? Non gli ha fatto toccare una biglia quel poverino di Zapata. In realtà, devo essere sincero, onesto, sapete che io quando faccio le analisi sono sempre onesto. Il primo tempo all'inizio l'ho visto un po' in difficoltà. All'inizio, quando andava a prenderlo alto, perché sapete che l'unica pecca che ha Kier, che ve l'ho sempre detto, è quando va troppo alto a prendere l'attaccante, che deve, perché quando c'hai le squadre che ti giocano uno contro uno, devi seguire, perché se no la squadra non è che si può modificare perché tu non lo segui, no? Deve, però quando va a prenderlo così alto, in campo aperto, fa sempre un po' fatica. Infatti ha preso anche una busta e stavamo prendendo gol, ha fatto un mega salvataggio Tonali, dopo ne parliamo. Lì l'ho visto un po' in difficoltà. A un certo momento, in un certo momento, ho avuto un pensiero impuro. Ho visto la telecamera che andava su Romagnoli e per un secondo il mio cervello ha pensato: ma se mettessimo Romagnoli al posto di Kier, mamma che pensiero che ho avuto! Mi sono subito pentito, ho fatto 10 Ave Maria e 10 Pater Nostri. Però vi dico, un secondo ho avuto quel pensiero impuro. Devo essere sincero, ho avuto un pensiero impuro che poi ovviamente mi è passato e anche Kier è ricominciato a essere il solito Kier e poi non gli ha fatto vedere biglia, che se non segnava sul rigore non segnava mai quello là, perché non gliel'ha fatta mai vedere. Per tutta la partita. Tomori, 7. Non voglio ragazzi, non voglio esagerare, sarebbero tutti 7 e mezzo, 8. Non voglio esagerare. Tomori, 7. Mikasa è troppo forte. Ormai i giocatori lo conoscono e non lo puntano neanche più, perché lo sanno che non c'è possibilità. Cioè, mentre Zapata vede Kier, butta la palla e ci prova, poi non ce la fa. Però ci prova a saltarlo Kier. Con Tomori non ci prova neanche. Cioè, se un attaccante si ritrova con Tomori, torna indietro, perché lo sa che tanto non c'è possibilità. Se questo va a 200 all'ora. L'unico sfrontato che ci ha provato è stato Matteo Pessina, che l'ha pure saltato. L'unica volta che ho visto Tomori saltato,
Matteo Pessina, che l'ha saltato alla grande, e Tomori per non saperne leggere, che ha fatto un intervento alla Paolo Maldini, piede sul pallone, ma dove so vai? Ma dove vai? Che Tomori come mi casa. Mi spiace che si è fatto male Matteo, perché per la sfrontatezza meritava di passare, però con Ficaio, Ficaio no, non c'è possibilità, mi spiace, troppo forte. La mia paura, come dicevo ieri, che arrivi qualche inglese con 90-100 cucuzze. Speriamo di no, speriamo di no. Andiamo avanti. Teo Hernandez, 7. Oggi saranno tutti 7, ragazzi. Perché non voglio esagerare, eh? Perché sarebbero tutti 7,5-8, ribadisco. Però non voglio esagerare. Ha fatto due assist praticamente. Uno, vabbè, il rimpallo, quello lì tra Musso e Calabria. E l'altro che ha servito Leao, che lì stava sbagliando. Perché lì, oh, secondo me, gliela poteva dare un secondo prima. Si è un po' impallato, la palla è rimasta lì, poi alla fine ha avuto l'intelligenza di riuscire a dargliela lo stesso. Comunque sia, ogni volta che riparte, ragazzi, a parte difensivamente non lo salti, ma ogni volta che riparti è un giocatore aggiunto. Poi ieri ha giocato molto più in mezzo al campo rispetto al solito, scelta tattica di Pioli, e non hanno capito niente. Cioè, quando partiva Teo. Si butta un po', eh. Io da avversario mi darebbe veramente molto fastidio uno come Teo, perché è sempre per terra, si butta sempre. Lo sfiori, si butta. E in un arbitro come quello di ieri, che non fischiava, è stato pure fortunato che due o tre falli gliel'ha fischiati. Però si butta un po'. Andiamo avanti. Tonali. Ragazzi, Tonali. Voto 7. 7, tutti 7. Voto 7. Come ho detto ieri, ragazzi, su Tonali, quindi ti sei ricreduto di qua di là. Oggi Tonali vale i 35 milioni che volevamo pagarlo 2 anni fa. Lascia stare capigliatura. Oggi, ragazzi, è un centrocampista totale. Forte, veloce, tecnico, c'ha dribbling, c'ha personalità, c'ha visione di gioco, c'ha tutto. Oggi Tonali c'ha tutto. Tutto, tutto. Tu se vai oggi a prendere Tonali, lo paghi 35 milioni, è giusto, perché è un giocatore totale. Tra l'altro, gioca ancora con margine di crescita, può migliorare, ci mancherebbe. Ma oggi è un giocatore che tu lo vedi oggi e dici: va bene, investo 35 milioni su questo giovane perché è forte, è forte. 2 anni fa no, 2 anni fa no, 2 anni fa erano soldi che poi magari ti ritrovavi un Bertolacci, cioè, per fortuna no. Però erano soldi che tu un po' scommettevi, per quello io ero contrario a scommettere quei soldi. Oggi quei soldi li vale, quindi bravissimi quelli che l'avevano già capito prima, e bravissimo Paolo Maldini, che non ha più pagato 35, l'ha pagato 17, quindi doppio merito, che non abbiamo più pagato 35. Poi il Parigino, ormai lo chiamo il Parigino, che sì, tolto il discorso contratto, il fatto che secondo me non dovrebbe giocare, vabbè, lo sapete, ha fatto una grande partita ieri, quindi 7 anche a lui. Ha fatto una bella partita, praticamente era su tutte le linee di passaggio. Cioè, tu passavi la palla, c'era che sì, mettevi in mezzo, c'era che sì, ti spostavi e c'era che sì, era su tutte le linee di passaggio. Lì, grandissimo Pioli, che ha avuto due cocomeres a metterlo in campo lo stesso, nonostante la mega partita di Bennacer, perché con l'Atletico Bennacer ha fatto una mega partita ed era difficile togliere quel Bennacer, e Pioli ha avuto il cocomeres di toglierlo, di far giocare Kessié, che ha fatto una grande partita. Non lo so se si trovava lì a casa sua, comunque a Bergamo è un po' a casa sua, si trovava più confidenziale, quindi era tranquillo. L'ho visto anche sereno pre-partita. Se voi avete visto pre-partita, era lì che si abbracciava con Maldini e parlava con Gasperini. Quindi l'ho visto anche sereno, eccetera. Dicono che dovrebbero rincontrarsi questa settimana. Per me ha già deciso di andare via al Parigino, però vediamo. È ovvio che se rimane, ritorna a essere il Kessié per me che era prima, se firma. Ma siccome non firmerà, per me è un giocatore fuori dal progetto. E quindi quella è la porta, quella è la strada. Selemaker, ragazzi. Allora, vi dico la verità: inizia a piacermi. Sì. Inizia a piacermi Selemaker. Cioè, prima ho sempre detto corre da equilibrio, da una mano. Ah, per ieri gli do 6 e mezzo. Adesso però inizia a piacermi.
Anche se non ha fatto niente di particolare, poi gli ha fatto il miracolo Musso, lì non ha colpe, dai, è andato di testa. Però inizio a vedere che quando arriva la palla a Selemaker, dentro di me inizio a sentire, può succedere qualcosa, può inventarsi qualcosa, vediamo cosa fa. Sono curioso, vediamo cosa fa. Lo vedo che è molto migliorato, sono molto d'accordo anche con il commento di Dazon, che è migliorato molto nello stretto, nel tener palla, nella sicurezza, nel giocare di prima. Mi sta piacendo, ragazzi. Mi sta piacendo sempre di più. Mi sta piacendo sempre di più. Adesso sta tornando Messias, quindi vedremo anche lui. Però mi sta piacendo questo Selemaker, eh? Detto Gaucho, mi sta piacendo, mi sta piacendo. Quindi per ieri 6 e mezzo, ma inizia a piacermi. Occhio che inizia a piacermi. Diaz 6 e mezzo anche a lui. Una buona partita di Ibrahim, non c'erano moltissimi spazi, o meglio, c'erano molti spazi, ma non quelli per Ibrahim. Cosa vuol dire? Adesso questo è un discorso un po' più complesso da fare. Allora, l'Atalanta ti gioca un calcio offensivo su campo lungo, ok? Quindi ci sono tanti cambiamenti di fronte, vai, torni, molto dispendioso il calcio di Gasperini, no? Brahim Diaz, che è un giocatore fondamentalmente piccolino, si trova molto meglio giocare nello stretto con gli uomini in spazi stretti, con gli uomini addosso, dove lui può sgusciare con la sua rapidità, piuttosto che su spazi lunghi. Perché su spazi lunghi ci sono quelli più veloci di lui che lo recuperano e arrivano anche fisicamente prima di lui. Non che ha giocato male, cercate di capire quello che è il mio discorso. Però anche ieri è sgusciato via diverse volte, però poi c'era ancora tanto campo da fare. E quindi poi quando c'è ancora tanto campo è più difficile essere efficaci, perché c'è ancora troppo campo da fare. Mentre invece quando tu sei nello spazio stretto, sei già lì vicino all'area, fai la giocata e boom, o fai gol o fai assist o comunque sei lì. Quando sei invece in mezzo al campo e c'è ancora tutto il campo da fare, diventa, lì ci vuole cacà. lì ci vuole cacà. E quindi diventa più complesso per lui. Era una partita più difficile per lui questa, ma l'ha fatta molto bene secondo me, quindi 6 e mezzo. Spero di aver spiegato il mio discorso nella maniera corretta. Fatemi sapere cosa ne pensate. A sinistra Leao, ragazzi, Leao ormai è una certezza. Ogni volta che c'ha la palla è un pericolo. Ogni volta che c'ha la palla è un pericolo. Sì, deve migliorare nella concretezza, anche se ieri ha fatto gol. Quindi, ieri, oggi poi ha fatto gol. Quindi, molto bene. Però, tolto il gol, che va bene. Lui è uno che ogni volta che prende la palla può creare un pericolo e può fare un gol o un assist. Ogni volta che tocca la palla. Anche se sei in mezzo al campo senza motivo. Perché è uno che va al doppio degli altri. È tecnicamente forte, è fisicamente forte e sta crescendo partita dopo partita dopo partita dopo partita. Teniamocelo stretto questo Leao, sentivo anche quest'estate molti lo volevano vendere. Teniamocelo stretto questo Leao perché può veramente diventare un crack. Cioè questo è quello che proprio può diventare più forte di tutti quelli che abbiamo in rosa, beh, tolti i difensori, come attaccante, è quello che veramente può fare il salto più alto di tutti. E sta facendo bene, ieri 7, voto 7, grande partita comunque di Leao, diverse occasioni, deve essere più concreto, quando salta l'uomo arriva lì, poi ha messo 3-4 volte la palla in mezzo, ma ha messo in mezzo un po' a caso, ecco, quelli in mezzo a caso bisogna migliorarlo, non deve essere a caso. Rebic, voto 7, grandissimo lavoro per tutta la squadra, aiuta tutti i compagni, fa girare bene tutti i compagni perché li aiuta tutti. Ormai è una prima punta vera, gioca proprio da prima punta. Ormai fa proprio il lavoro da prima punta, è una prima punta, quindi molto bene. Non fare sempre la prima finta, come ho detto ieri sera in live, cioè ormai lo sanno tutti che lui ogni volta che gli dai la palla non tira mai di prima. Mai, pure se c'è la porta vuota, non tira mai di prima. Deve fare sempre una finta, almeno una, poi ce ne fa più di una. Ma di prima non tira mai, e ormai lo sanno. Quindi ogni tanto tira di prima. Ma non perché fai gol, magari sì, perché almeno se ogni tanto tiri di prima, quando poi fai la finta, gli avversari ci cascano. Se invece non tiri mai di prima, gli avversari lo sanno.
Quindi va bene che gli ubriachi, fai diventare scemo pure me. Però intanto, ogni tanto, ogni tre, una volta di prima tira, tira. Solo questo. Per il resto, ragazzi, grande partita di Rebic totale. Dalla panchina sono entrati, che a un certo punto dicevo, chi entra alla panchina? Boh, è entrato Messias, che non me l'ero quasi dimenticato. Tanti anche ieri in live mi hanno chiesto un parere su Messias. Tre cose ha fatto. Due abbiamo preso gol. Uno è rigore, tocca di ginocchio, non la tocca di ginocchio, comunque sia quel braccio alto non lo devi avere. Cioè, se tu ti stai buttando in scivolata, lo sai per esperienza, lui probabilmente gli manca un po' di esperienza in Serie A, che non devi tenere il braccio alto. Perché se per puro caso ti prendono è rigore, che è la cosa peggiore che può capitare. Quindi in ogni caso lì c'è l'errore di Messias, che ti butti col braccio alto. Poi se gli prende direttamente il braccio è rigore, se tocca prima un ginocchio e poi il braccio non è rigore. È palese, no? Che sia questo. Io in un replay ho visto una cosa, in un altro replay ho visto, non si capiva niente, non fanno capire niente, cioè il VAR non ti fanno capire niente, hanno le immagini e per vederle devi aspettare il giorno dopo. Infatti quando vedrete questo video voi le avrete già viste, perché durante il VAR non te le fanno vedere, non si sa perché. Comunque, se tocca il ginocchio non è rigore, se non tocca il ginocchio è rigore. In ogni caso lì c'è un errore perché il braccio è alto. Questa è una cosa che fa. Seconda cosa, prende lo sgambetto sul secondo gol, è lì, non c'è, non discuto neanche. C'è uno sgambetto e quindi è fallo. Punto, punto. Non c'è nemmeno bisogno dell'arbitro, deve valutare, non deve valutare niente. Ti fanno lo sgambetto come a scuola, no? Quando si stava in fila, tu facevi lo sgambetto a quello davanti. Se fai lo sgambetto, se no non cade. Se tu non gli fai lo sgambetto, non cade. Quindi gli hai fatto lo sgambetto, fallo. Non c'è niente da discutere. Era fallo, punto. E su questo non do nessuna colpa a Messias. Terza cosa che fa molto buona, invece, sul gol, fa partire lui l'azione e poi si ferma perché sa di essere in fuorigioco. Rimane fermo e lascia Leao che fa gol. Quella è una mossa intelligente che non è scontata e che non tutti fanno. Quindi quello molto bene. Di conseguenza, che voto gli vuoi dare a Messias? 6? Non gli posso dare un voto, secondo me è ancora da rivedere. È da rivedere. Io penso che abbia un bel dribbling, penso che possa avere qualche spunto interessante, penso che non sia un trequartista. Ve lo devo dire, ragazzi, penso che non sia un trequartista proprio perché, a differenza di Diaz, che lo fa molto bene, tutte quelle coperture, quell'esperienza, cioè lui non ce l'ha, oggettivamente non ce l'ha, ragazzi. Questo qualche anno fa giocava nel Gozzano, non ce l'ha, perché il trequartista, oltre a essere propositivo nel Milan, deve anche saper difendere, sapersi mettere tra le linee e avere quell'astuzia di non fare il rigore in aria, di tenere il braccio basso quando va in scivolata. Secondo me questo non ce l'ha Messias, quindi lo vedo meglio in fascia che lì da trequartista. Però vediamo, non è né una promozione né una bocciatura, è una prima impressione. Vediamo, spero ovviamente che possa fare bene in qualunque ruolo venga messo. Degli altri ragazzi che sono entrati, penso che non valuterò nessuno, perché Benasser è entrato 4 minuti, ha toccato 3 palle, cosa gli vuoi dare a Benasser? Non gli puoi mettere il voto. Ballo Touré, l'unica cosa che dico di Ballo Touré è sul secondo gol. Ballo Touré, dov'eri? Cioè, perché c'era Messias che ha preso lo sgambetto e Ballo Touré dov'era? Al 93esimo. Dove cazzo sei, Ballo Touré? Te lo dico sottovoce. Dov'era? Dico solo questo. Però non ti do voti. Sei entrato. Hai giocato 3 minuti e hai preso 2 gol. Dov'eri? Non lo so, non lo voglio sapere, non l'ho rivisto, non lo voglio sapere. Dico solo questo. Pellegrini è entrato 2 minuti, anche lui non lo posso valutare. Chi altro è entrato? Basta, penso. Messias, Pellegrini, Benasser, Messias è entrato da solo. Poi è entrato Benasser e poi sono entrati Pellegrini e Ballo Touré. Giusto.
tre slot, questi sono. Penso di averli detti tutti, cioè, comunque sia gli ultimi minuti, ragazzi. I cambi non hanno inciso, nel senso che, anzi, per fortuna che abbiamo preso tre pali. Non hanno inciso, nel senso che abbiamo preso due gol, però hanno inciso forse non benissimo, ecco, diciamo questo. Iscrivetevi al canale. Ah, Pioli, 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 dobbiamo dimenticare Pioli. 8 Pioli. Io non capisco chi critica Pioli, ragazzi. Non capisco. Non capisco. Per come giochiamo, per il materiale che ha, per quello che riesce a creare col materiale che ha, ma cosa volete da sto Cristiano? Educato, gentile, elegante, non si lamenta mai. Persino è stato ammonito oggi. Pensate, per ammonire Pioli, perché proprio l'hanno fatta grossa. Però, ragazzi, teniamocelo stretto. Una cosa che pensavo oggi, che volevo farvi il video, ma non ve l'ho fatto, magari ne parliamo in questi giorni, che ho la sensazione che Pioli in quest'anno, in questo momento, in quest'anno, sia al suo punto top. Cioè lui questa stagione è il momento massimo di Stefano Pioli. Perché questa è una cosa storica, ragazzi, no? Statistica, gli allenatori hanno dei cicli, di solito durano 3 anni, ve l'ho già detto. Quest'anno di Pioli penso che sarà il suo momento top e lo deve chiudere con una vittoria, perché poi difficile che rimane 5 anni, 6 anni, 7 anni un allenatore, no? Non che lo sto mandando via, per carità, anzi, teniamocelo stretto Pioli, però è nel momento top. Quindi teniamocelo stretto e portiamo a casa qualcosa, per favore, perché poi quando si ricomincia a scegliere gli allenatori, poi è un casino. Quindi teniamocelo stretto, Stefano Pioli, che poi rappresenta anche proprio lo stile mio. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ciao.